And here we are. Ok, allora cerchiamo di riprendere, anzi, di ricominciare da dove ci eravamo lasciati ieri, visto che ieri non me n'è andata bene una. Comunque, ciao ragazzi, anzi, guarda chi è, una conoscenza. Allora, prima di fare cose, credo che bisogna andare a modificare qualcosa, tipo questo e questo. Ciao Fabri! Allora, direi di andare a togliere delle impostazioni che potrebbero dare fastidio, anzi tremendamente fastidio, a Twitch, visto che non ho intenzione di farmi bannare per delle nudità. Comunque, l'integrazione di Twitch è attiva, quindi in teoria dovrebbe funzionare a sto giro. E ieri non so per quale motivo ieri non andava niente, non andavano i salvataggi, non andava l'integrazione, non è andata proprio la partita. Ma questa volta, siccome mi sono permesso di rifare il personaggio, come avevo già scritto nel post, allora questa sera direi di ricominciare un attimino prima dove ci eravamo lasciati ieri. Giusto in questo punto, esatto. Appena dopo avevo già effettuato l'incontro con la Zell e sono arrivato qui. E qui mi sono fermato e ho detto ok, perfetto. Non andiamo oltre. Ok, qui bisogna... si droppa un po' di roba. Prendi tutto. Prendi tutto. Ok, perfetto. Quindi... mi chiedo come possa funzionare il discorso dell'integrazione di Twitch. Se l'integrazione... ah, l'integrazione non va a nessuno. Cioè, quindi a nessuno streamer in generale. Perché ne stavo... cioè, stavo cercando di studiare le cause. Ah! Che epic fail. Beh, ma penso che lo fixeranno questa cosa. Perché è un peccato, onestamente. Perché io speravo di poter effettuare uno stream, infatti sono passato su Twitch apposta per fare questa cosa, per condividere la cosa anche con voi. Vabbè, alla brutta ragazzi si fa alla vecchia, nel senso, vi pongo le domande e vi chiedo quale fareste voi. Cioè è brutto, dopo un po' è un po' cringe, però è l'unica maniera. Perché ogni tanto va, ma dicono che è un problema di Twitch. Ah, ecco, perfetto. Proprio oggi pomeriggio che ho tessuto delle lodi per il fatto che comunque Twitch permette queste integrazioni, è ottimizzato, eccetera, eccetera. Quando si devono fare queste cose invece non funziona. Ogni tanto va... Vabbè. Passiamo attraverso lo spintere, qua è brutto da dire, però le traduzioni sono queste, ragazzi. Allora... Istik dietro, non toccare nulla se non sai a cosa serve. Io lo so cosa serve per far fuori questi due tizi. Però siccome non voglio far niente per il momento, perché so già come andrà a finire, mi avvicino qua che so che c'è Shadow Art. Cuore d'ombra, cuore scuro, scusate, cuore scuro. Qui non fare come me. Cerco un meccanismo che potrebbe aprire il coperchio, non c'è tempo, devo andarmene da qui, darò un'occhiata in giro, deve esserci un modo per aprire questa cosa. Vabbè. Provo quel marchingegno proprio accanto alla capsula, hanno fatto qualcosa con quello... Sbrigati. Agli ordini, me ne vado. Allora. Ripetiamo il procedimento, perché ieri avevo letteralmente ucciso una persona. Chi cazzo? Ah, lo schifo, divora cervelli. Si è aperta per i fatti suoi. Allora, qui c'è il reliquiario decorato e per aprirlo occorre una chiave che troviamo, penso, nell'altra stanza. E sempre nell'altra stanza mi sa che troviamo anche la chiave per poter aprire la suddetta capsula. Qui c'è un po' di loot, infatti eccola qua, chiave d'oro, scimitarra. Schifezza! Schifi del mondo! Qui c'è la capsula, eccola qua infatti. Madonna confusa intrappolata nella capsula, non so se accorgersi di te.
Sì, allora, io mi ricordo che, infatti, salvare la prigioniera degli Illitid, è questa la missione. Devo trovare un modo per liberare la prigioniera. Questa è una missione extra che mi piacerebbe riuscire a completare in qualche modo, visto considerato che... Cioè, mi interesserebbe sapere che cosa succede. Runa mistica, vabbè, prendi tutto, non si sa mai. Salvare la prigioniera, ok. Abbiamo trovato una runa mistica, potrebbe aiutarci a salvare la mezzelfa. Abbiamo incontrato una sopravvissuta intrappolata. Ok, vabbè, perfetto. Qui che cacchio c'è? Vabbè, un po' di pozze. Mente schiavizzata. Niente, non penso che ci servano queste cose, obiettivamente. Spingi, è una brutta parola. Ma la missione intende Shadowheart. Ma... sei sicuro che invece, cioè, oltre a Shadowheart, non riguardi anche la persona che si trova dentro questa capsula? Visto che lei non si è ancora trasformata in Mind Flayer, quindi penso, ipotizzo, che potenzialmente potrebbe essere salvata. Penso. Non ho la certezza, perché siccome non sono mai riuscito nell'intento, perché l'ho sempre vista trasformarsi, non sono mai riuscito a vedere cosa... Allora, se metto la mano sul pannello di comando, quella si trasforma. Aspetta un attimo, che voglio vedere se ci sono degli altri stratagemmi. No. Allora penso... Però aspetta un attimo, io la lascio qui. Non faccio niente. La lascio lì dov'è. Senza attivare ammenicoli vari. Adesso vado da Shadowheart. Anzi, prima apro questo. Yes, ho usato la chiave d'oro. Manoscritto di Illitid. Naturalmente appaiono immagini sfumate. Un cervello, una guerriera di Tianchi e secoli di oscurità. Centuries of darkness. Tu. Sì, lo so. Stai lì, stai buona. Ok. C'è una cavità nel pannello. Sì. Il mangio cervelli l'ho assunto per... Sì, praticamente. Arcano, dai un'occhiata più da vicino al comando in funzione. Metti la mano sul pannello di comando. Vado su Arcano. Allora, è un valore di 10, non ho nessun bonus, quindi io spero di azzeccare il tiro, dai. Che botta di culo. Com'è, scusa? Bagliore intermittente, le linee organiche del dispositivo lo rendono più simile a un cuore pulsante che a un macchinario. Beh, in effetti è tutto organico. And I think yes. Mettila lì la mano. Authority. Illitid, saggezza, ordina alla capsula di aprirsi. Apriti. Sì, apriti. Cacchio, difficoltà 2. Madonna, se beh che faccio 1. Guarda che faccio un risultato. Ma no. Stasera mi va di culo. Per il momento mi va di culo con i tiri. Senti il cervello biomeccanico. Ok, va bene. Oh yes. Ammazza se ti va di culo. Siete voi che mi portate fortuna, ragazzi. Ieri mi è andata peggio, cioè ieri proprio non c'era verso. Ok, zia, adesso mi devi raccontare una storia. Per me tu sarai sempre Shadowheart, non sei Cuore Oscuro, sei Shadowheart. Il Deadpool, la mente scatta con un sobbalzo nei suoi pensieri. La sua gratitudine mescolata alla diffidenza perché sei in compagnia di un Gith. Lo so. Si stanno sul cazzo. La gente pericolosa è proprio quello che serve in uno scontro. Hai dei problemi con i Githianchi? L'hai sentito? Eravamo l'uno alla testa dell'altra. No, dai.
La gente pericolosa serve. Lasciami venire con te, possiamo andarcene a questa nave e guardarci le spade dicendo lungo il cammino. Va bene, allora andiamo, io sono Kelitas. No, sei da solo. Tipo la salvo, no, stai da sola, vai per i fatti tuoi, ciao. Allora, prendi il tuo cubo di Rubik, brava. Ma che è quell'affare? Niente, un paio di palle. Andiamo, yeah. Quindi ci direi di andare di qua. Sì, passiamo per il buco, ho detto come va detto. Ci stiamo avvicinando al ponte di comando. Una volta dentro non una massa diversa dalle mie. Però aspetta un attimo, prima di andare dal ponte di comando, gli ha appena detto una brutta parola. Però prima di arrivare al ponte di comando, un secondo, aspetta, fammi vedere la mappa. Questa è la mappa, sì, vabbè, ok, le aree che ci circondano, eccetera, eccetera, bla bla bla. Ok, quindi questo è il ponte di comando. Fammi vedere. No, quello è il punto da dove sono arrivato, infatti è qua la console di comando. Questo è il punto che non è ancora stato esplorato, infatti devo fuggire dal Nautiloide passando da qua. E queste sono le stanze in cui sono già stato. Ok, no, giusto per capire un attimino com'era la situation. Per orientarmi, giusto per vedere se c'era dell'altra roba. Però onestamente preferisco allora passare di qua. Tu hai idea se su PS5 con il controller sarà giocabile con tutto quello che c'è? Assolutamente sì, e anzi ti dico un'altra cosa, che il supporto per il controller lo hanno reso possibile anche su PC. Quindi se tu hai un controller dell'Xbox One, per esempio, tipo questo, potresti potenzialmente giocare. Io preferisco giocare con tastiera e mouse, perché giocare con il controller un gioco del genere per me è una bestemmia. Da vecchio giocatore di titoli isometrici alla Divinity 2, Divinity 1, e poi qui in chat c'è un'altra persona che ne sa abbastanza di Divinity 2. Quindi ti posso dire, personalmente preferisco tastiere e mouse. Però ti dico, sono anche curioso di sapere come sarà gestito da controller, perché secondo me sarà... Beh, diciamo di sì. Comunque... Cioè, non che prima fossero belli, però i Mind Flayer li hanno imbruttiti parecchio. Oh yes, allora facciamo iniziativa. Allora, premessa. Allora, un secondo. Aspetta che voglio vedere dove siamo arrivati. Ok, perfetto, ha salvato la partita. Volevo essere sicuro prima di poter procedere, perché so che l'ultima volta è stato un trauma. Cioè, ieri. Allora, La Zell, divora cervelli, non penso che sia il caso di lottarlo per il momento e direi di effettuare un attacco improvviso su di lui, ma di violenza. Bravissima la Zell. E adesso me la zompi qui. No, zompi. Zompa qua. Oppla. Così se devi aggrare tizio, lo aggri. Termina turno. A parte il fatto che posso attaccarlo direttamente di violenza anche lui. Sbilanciato, ok, perfetto, va benissimo. Gli do anche una pomolata in testa, giusto per... È esploso, tipo. E non c'aveva niente il cinghialozzo. Niente, non aveva niente. Posso effettuare un salto? No. Ho finito il turno. Ok, Mind... Piovrone, vai! Anzi, aspetta che devo... purtroppo solo la PS5 deve aspettare, ma la cosa mi lascia perplesso. Guarda, ti dico una cosa, Fabri. Se questo gioco è uscito per Steam Deck, considera che il Steam Deck
è una piattaforma portatile con dei manettini ai lati, alla stregua di una Switch. Quindi se funziona bene lì, sulla PS5 stai tranquillo, vai come, vai liscio come l'olio. Allora, io cosa potrei fare qua adesso? Potrei fare una cosa con lui dopo. Però adesso potrei fare scudo della fede, protegge una creatura dagli attacchi, aumenta di 2 la sua classe armatura. Io non so effettivamente quanto possa essere utile su, sul Mind Flayer, però visto che mi serve vivo fino alla fine, lo curo. Di 6 punti non è che è cambiato più di tanto, però fornirgli un minimo d'aiuto. Che cacchio fai tu? Ah, mancato, per forza che mi manchi perché fai schifo. Allora, facciamo così. Corri, pomolata in testa. No, però ha azzeccato il tiro salvezza, ma non fa niente. Adesso tu devi fare una cosa. Devi intingere l'arma. Bravissimo, così gli diamo l'attributo fuoco. Se voli qua, la. E termini il turno. Benissimo. Allora, se adesso riesco a fare le cose per benino, adesso lo guarisco un'altra volta. Perfetto, lo devo mantenere a full vita lui. Lui lo devo mantenere a full vita. Adesso termino il turno, che va bene così. Attacco di... Ma cazzo, ho la balestra a 2 cm, mi manchi, ma fai schifo. Devi morire male, ma muori male. E adesso fiancheggiamo lui. E termina il turno. E tu invece mi fai un discorso di questo tipo. Cioè vieni qua e mi cacci una fiammata, giusto per... vabbè. Esaminare il bersaglio resistente al tuo attacco. Ok, perfetto, è vero. Mi sono dimenticato di una cosa. È un demone, cazzo. Resistente alle fiamme. Potevo... quindi non serve neanche la mia spada. Va bene, non fa niente. Allora, slot necessario all'incantesimo. Pergamene di individuazione dei pensieri. Tu come stai messo? Resistenza, rafforza le difese magiche di una creatura fornendo il bonus di 1 di 4 ai tiri salvezza. Facciamo così. Ok, gli diamo resistenza, che non so quanto possa essere utile su un Mind Flayer, visto considerato che lui è di livello 8. E anche lui è di livello 8, per cui non so effettivamente il tuo turno. Ok. Provo a finirlo. Perché se riesco ad ammazzarlo, lui mi droppa la sua spada e la potrei dare a lui. E non sarebbe affatto male, obiettivamente. Fallimento che... No, non mi devi fare i fallimenti critici. Lui come sta messo? 58. Guida, il bersaglio tiene un bonus più alto delle prove di caratteristica. Vabbè, fiamma sacra, dai. Fiamma sacra fa male. Fa malissimo questo. Allora, aspetta un attimo. Se mi metto qua e lo colpisco di fianco. Colpo critico! Benissimo! Mi piace quando critta. Beh sì, ma se lo manchi però... Tiro salvezza, niente, non ha fatto una fava. Allora sai cosa ti dico? Mi metto qua dietro e mi metto qua. Come sta messo? Vabbè, la Zell però.
È bello tosto questo qua da tirare giù. Niente, se non ce la faccio. 4 danni sul livello 8 sono tanti. Staglie alle spalle. Hanno classe armatura. Sì, infatti devo fare in modo di prenderli alle spalle. Mancatomi. Cioè, l'ho mancato alle spalle, questo qua. Il problema sono loro. È che arrivano loro. E che mi ammazzano tutta la squadra. Quindi adesso l'unica cosa che posso fare è andare via. Cioè, ho visto che c'è gente che è riuscita ad ammazzarlo. Ma siccome non voglio rischiare di fare... uccidere tutta la squadra per una spada, onestamente vado direttamente al transponder cioè è fattibile, ripeto, è fattibile, ma è una bella rogna più che altro. Ok, ma tu puoi attaccare ancora? No, termina turno. Niente. Facciamo quelli che andiamo. Il fatto che lo sto prendendo a mazzate. Aspetta che gli tiro. Però è ora di andare. Niente. Ha 55 di vita, ma lui ne ha 13. Cioè è impossibile che possa farcela. Con due attacchi quello va giù. Scatto, infatti quelli c'hanno pure lo scatto. Adesso si fiondano su di lui. Disimpegno. L'azione di disimpegno ti permette di uscire dalla portata in mischia da un nemico senza subire attacchi di opportunità. Ma io non voglio. Io voglio far fuori sti cosi. Ma muori. Ciao. E poi zompamela qui. Oppla. E tu picchialo male lui. Lui picchialo male. Muori. Ciao. E sì. Zompa. Peppete. Ole. Che belli i dettagli, bro, delle squame e delle scaglie. Guarda che bello, guarda che figata. Ciao, fratello! Ho visto uno che metteva le cose blu che scoppiano vicino per ucciderlo, però era in Early Access. Ma ti dico, Fabri, che in Early Access... Quel demoniaccio, anch'io l'ho ammazzato, ma l'avevo circondato esattamente nello stesso identico modo. Era molto più fattibile. Probabilmente come dici tu, nel senso che mi ricordo che prima nelle stanze antecedenti c'erano delle urne esplosive. Probabilmente se avessi adoperato un attacco a distanza con l'urna esplosiva posta di fianco al demone... sarei riuscito probabilmente a danneggiarlo di sicuramente avrei ottenuto un vantaggio sui danni. Il problema è che l'urna avrebbe fatto del male anche al Mind Flayer, e visto, considerato che il Mind Flayer è tremendamente squishy, sarebbe stata una cosa poco sensata, diciamo. Ok, e qui precipitiamo. Un po' di goblin così e bummete. Assassata. Ma cosa succede? Sono sempre curiosoni i goblin. Sono gli amici di tutti i giorni. Opla. C'aveva niente da fare i goblin, hanno detto
Guarda, c'è un nautiloide che ha preso fuoco e sta precipitando. Andiamo a vedere cos'è. Oppla, ok. As you wake, the tadpole Senti il squirms girino di in the menarsi, il sky. girino, ma non è un giri, sì, vabbè, è un tipo un lombrichetto. Sono come le iene, se ne approfittano di chi sta in difficoltà. Arrivano alla fine, danno il colpo di grazia e poi dicono: "L'ho fatto io, eh". Controlla se sei ferito, recupera l'orientamento dove sei atterrato. Wow, controlla se sei ferito. Poi saccheggiano, e infatti. Se trovi subito qualcuno in grado di aiutarti, non sarà servito a nulla. Allora, direi completata, fuggire dal Nautiloid. Il pescatore maciullato. Allora, che cosa avevi tu? Un po' d'oro, va bene. Oh, guarda chi c'è. Ok, la sveglio o prendo l'artefatto? Dai, 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 la sveglio e prendo l'artefatto. Voi cosa fareste? Che io nell'early access l'avevo svegliata. Nell'early access io l'avevo svegliata, ma non avevo mai preso l'artefatto. Allora, uno, la sveglio. Ok, io sono curioso e stronzo l'artefatto. Va bene, avete detto tutti uno, quindi andiamo per la prima. La svegliamo. Buongiorno. Sei vivo? Io sono viva, com'è possibile? E ti ho salvato dalla capsula, sei precipitato. Speravo che tu potessi saperlo, non ha importanza, ce l'abbiamo fatta. L'artefatto te lo lascia se la togli dal party. Buono a sapersi. Speravo che tu potessi saperlo. Mi ricordo la nave, mi ricordo la caduta, poi più nulla. E ora hai qualche idea su dove siamo? Cos'è successo alla nostra amica Geeth? Se rispondo alla 3, questa qua mi dice: "Ah, quella stronza". Hai qualche idea di dove siamo? Allora, dai, sulla seconda, hai qualche idea? No, non I don't riconosco questo recognize this posto, ma place. qualsiasi cosa è meglio But rispetto anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all a healer. a dove. Beh, il guaritore We sei tu. escaped, but we still have these little monsters in our Ah heads. no, il guaritore per il tadpole. Possiamo, vuoi che restiamo insieme? E beh, sembra scontato. Cosa è successo alla nostra Mew Jooster? Sarà meglio muovermi allora, addio. Dai, dai, vado con la seconda, sono curioso. You might want Forse to dovresti rivoltolarsi e reconsider chiamarla calling amica, her a sembra che sia friend. andata via senza di noi. Looks like she ran off without Lo us. sapevo. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Beh, anch'io gradisco la tua compagnia. Va bene, muoviamoci. One thing, just before we go. Prima di andare volevo ringraziarti di nuovo per avermi I wanted to liberato. thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. De nada, fai strada, perfetto. Ah, un'altra cosa che avevo notato è che i ritrattini, le immagini dei ritrattini sono diverse dall'early access. Non che mi dispiacessero, però son più belli questi, sono fatti molto meglio. Allora, e qui è il momento di loot. Pescatore morto, c'è un po' d'oro. Acqua giunco. Prendiamo l'acqua giunco, ricetta sbloccata, sospensione di acqua giunco. Sarebbe?
Menu contestuale degli oggetti, vabbè, ok, ogni oggetto possiede eccetera eccetera eccetera, apri l'inventario, ok, zaino delle scorte da campo, borsa dell'alchimista, quindi si trova qua dentro. Questa è una figata, obiettivamente, il fatto che abbiano distribuito la tipologia degli oggetti, in questo caso riservati al crafting e all'alchimia, in una borsa. Poi c'è lo zaino con le scorte da campo, quindi con il cibo, in una borsa a parte. Questo è molto figo, obiettivamente. Ah, aspettate, ragazzi, vi sposto l'interfaccia visto che c'è la mia facecam. E non so mai dove metterla la facecam. Allora, l'ho messa lì. Ok, allora, l'acqua giunco, soluzione alchemica, pozione di lettura della mente. Attenzione, combinane tre per creare una sospensione. Ambra di fuoco, ingrediente alchemico, combinane tre per ricavare delle ceneri. Soluzione alchemica, fuoco dell'alchimista. E cosa fa il fuoco dell'alchimista? Ah, non mi consente di ispezionare. Ah no, posso ispezionare, certo che posso ispezionare. Fuoco dell'alchimista, cosa fa? Varie forme turbinano e risplendono oltre il vetro, come tizzoni di fuoco liquido, che si fondono e danzano l'uno attorno all'altro. Penso che sia una sorta di tipo bomba, cose di questo tipo. Del tipo lanci, crea una pozza di fuoco. Dovrebbe essere così, in teoria. Vabbè, acqua, ok. Pescatore maciullato, ok. Qui ce n'è un altro. Vabbè, pesce. Boccale, un bicchiere consumato e lisciato da mani riscaldate. Assicurati di raccogliere cibo e bevande. Non ti preoccupare che lo faccio, però il boccale obiettivamente non mi serve. Cioè, so che dovrei raccattare tutto, perché mi serve qualsiasi cosa che c'è qui intorno. Però, ah, giusto, il molo. Il molo. E il divora cervelli, ma penso che non abbia niente il divora cervelli, infatti, non ha niente. È un cervello con le zampe. Lettera profumata. Aspetta che la leggo questa qua. Leggi. Sai, ti amo, ecco, l'ho detto, e se ci incontreremo domani te lo dirò ancora e ancora, continuerò a dirtelo finché non saremo vecchi e grigi. Qui, quindi facciamolo, andiamo a Baldur's Gate. Anch'io devo andarci a Baldur's Gate. Lo so che è rischioso, ma anche restare qui lo è. Gli ultimi mesi sono stati difficili, ma quando ci sei tu, tutto è più sopportabile. Lascia la tua barca e incontriamoci sulla collina che domina il vecchio ponte. Porta tutto quello che puoi, del resto faremo a meno. Non fare tardi, ti amo, Anna. Quindi sul vecchio ponte, quindi è questo. Ci sono delle. Beh, un secchio di pesci, ok. Sì, vabbè. Shadow Art, stasera si va a pesci. Si va di pesci. Acqua, oro, perfetto, zaino. Canti marinareschi per la regina delle sgualdrine. Attenzione. Questo sarebbe. E noi rimiamo qua. Ah, è un canto proprio questo qua. Ce l'ha detto lei. Ehi, oh, ce l'ha detto lei. Chissà se queste cose hanno senso se fornite magari a un bardo. Qualcosa. Ah, c'è un altro acquagiuncoli. Dopo lo vado a raccattare perché. Posso andare qua? Posso andare qua? Sì, ok. Andiamo a prendere gli acquagiunchi. Ma ce ne sono degli altri qui? Sì. Ok. Buono. E adesso è giunto il momento di fare una cosa molto importante. Salviamo. Ma c'ho i piedi rossi. Come mai? Ah, quando sono nell'acqua mi viene. Ah, forse perché mi segnala dove sono. Non penso che abbia un valore a livello di gameplay, semplicemente una cosa visiva. Bottiglia, un liquido misterioso si è seccato sul fondo di questa bottiglia. Vabbè, lo prendiamo. E io so dove porta questa porta. Questo è praticamente. Beh, fino adesso è praticamente uguale, identico all'Early Access. Uguale, identico. Probabilmente avranno cambiato qualcosa. Probabilmente avranno per me. Bella donna, eccolo qua. Bella donna, c'è un'altra bella donna qui. Questo cosa fa? Sublimato di bella donna. E sarebbe Elisir della concentrazione impareggiabile. Ah, ottimo, perfetto. Non so che cosa possa fare, cioè più che altro. Posso immaginare quello che potrebbe fare, ma per il momento. Dopo l'hanno rapito.
Io sto raccattando tutto l'impossibile. Cioè, quello che potenzialmente mi potrebbe servire più che altro perché so che. Dov'è qua? Qui l'ho già preso, quello l'ho già preso, quello l'ho già preso. Se almeno fa. Infatti, più che altro perché, vabbè, gli oggetti non li vado ad utilizzare. Tipo le armi, quelle cose lì hanno un valore d'attacco che è molto, molto basso. Però, obiettivamente, se riesco a venderle o a farci qualcos'altro, c'ho gli schifozzi. C'ho gli schifozzi che comunque non sono messi bene. Scatto. Dai, scatta. Ti sei messo lì sul fuoco. Che bello. Non dovevi. Ma non dovevi metterti sul fuoco. Aspetta. Voglio fare una roba. Voglio farla giusta. Opla. Ci arriva? No, porco. Però faccio così. Non posso attaccare. Ah, no, perché vale come. Vale come attacco completo quello. Ok, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Non fa niente. Divora cervelli. Cosa gli faccio? Bah, gli tiro questo. 17 danni? Madonna, che mazzata che non gli ho tirato. Salve. Si intingo la mazza nel fuoco. Facciamo una bella mazza di fuoco. Termina turno. Dai, vieni anche tu, schifatteru. Vieni anche tu. Fermati. Come ti permetti. Allora, sei lui minacciato, minacciato, minacciato. Ma sì, dai. Ma muori male. E secondo me questo lo uccido. No, è frastornato però. Attenzione, è frastornato. Allora ti do una mazzata con la mazza di fuoco. Ah, che bello che rimane. Ce l'è messa dietro. È incandescente, l'ha ripresa in mano. Adesso l'ha rimessa dietro perché è finito l'effetto del fuoco. Non so se avete notato questa cosa. Era incandescente la mazza. Se l'è messa dietro, scotta, la riprende in mano. Aspetta che finisca l'effetto, se la rimette dietro. Cioè, questi ragazzi, no, non so se è voluta questa cosa. Però questi sono dettagli. Ok, qui abbiamo la vasca del Nautilodio. Questa è una bomba. E questo è un liquido misterioso. Ah, a proposito. Ecco, perfetto. Shadowheart, devi curarlo. Concludere la giornata. Le tue risorse ricaricabili si stanno esaurendo. Effettua un riposo lungo per ripristinare i punti feriti e le altre risorse. Direi che possiamo zompare qua sopra. Ce la facciamo. Minchia che salto che fa. Vai, zompa. Pla. Veleno semplice, ok. C'è dell'altro qui. Ah, ma c'è un Mind Flayer morto. Teschio, bulbo del vuoto. Lancia questo bulbo alieno contro un bersaglio e tenta di trascinare ogni oggetto e creatura vicini verso di te. No, prendo solo il bulbo oculare. Ehi, chiodato. Ma io andrei qua sopra adesso. Ah no, lì c'è un altro tizio, è vero. Pozione di velocità, non comune. Attenzione. Poi, non so se avete notato, ragazzi, però ogni partita che fate c'è sempre un loot diverso negli scrigni. Ma anche, penso, nei personaggi, nei PNG che droppiamo. Cioè, che troviamo. Aglio. Ma sì, dai. Prendo lo stocco va bene. Può anche andare. Forse dovrei andare qua, sì. E zompami qua. Vediamo se c'è qualcosa qua su. Stile Diablo 2, allora. È più o meno, nel senso che il loot è random. Perché siccome ho ricominciato il personaggio 3-4 volte per la storia dei salvataggi che non riuscivo ad effettuare, cosa accadeva? Che tutte le volte che andavo a raccattare gli oggetti in giro, trovavo degli oggetti diversi. Pa, 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 pa.
Divora cervelli. Ogni partita un loot diverso. Praticamente sì. Non so fino a che punto siano diversi, obiettivamente. Secondo me c'è un limite. Ok, arnesi da schiasso. Baule di legno. Oh, un liuto. Non competente in strumenti musicali. Ok, vabbè, Shadow Art non sa suonare. Però il liuto lo prendo lo stesso. Metti che mi venga voglia di multiclassare qualcuno per fargli suonare il liuto. Ho una chitarra. Anzi, li multiclasso tutti e facciamo una jam session, facciamo una band. Bella donna, ok, facciamo un... Ok, alchimia, perfetto. Con l'alchimia potrei creare pozioni, veleni ed elisir personalizzati. Borsa dell'alchimista. Bella donna, quindi adesso estrai. Si fa così. Ah, ok. Pozioni elisir... Ah, mi dice... Sublimati. Bella donna. Estrai. Ottimo. Sublimato di bella donna. In questo stato trasmogrificato, la bella donna perde la sua proprietà tossica e ottiene invece un'interessante caratteristica di potenziamento della percezione. Quindi può essere utile... Sì, madonna quanto è dettagliato. Parecchio. Aumenta la percezione. Questa cosa aumenta la percezione, quindi può essere utile per i rogue, ma in generale per il party, quando ci troviamo in dungeon o comunque in ambienti dove potenzialmente potremmo trovare anche dei potenziali ostacoli, delle porte nascoste, dei pulsanti nascosti, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa... Acqua giunco. C'è un altro acqua giunco. Dai che faccio un'altra pozza. Eh sì che faccio un'altra pozza. Shadow Art, tu adesso mi devi fare le pozioni. Estrai. Dov'era l'acqua giunco? Sospensioni, eccolo qua. Acqua giunco. Estrai. Cos'è che ho ottenuto? Sospensioni di acqua giunco. Sfiorando la sostanza con le labbra, è possibile sentire lontane pulsazioni sonore, gli echi dei pensieri di chi si trova nelle vicinanze. Rivela i nemici. Cioè, non è che rivela i nemici. Ci consente di percepire i persone circostanti, in sostanza. Nei dintorni. Estra combina con un sublimato con una soluzione ariosa ma potente. Meshi? Meshi? Cosa vuol dire? Aspetta. Meshi. Vabbè, lo provo. Meshi. Ah, vuol dire mescolare? Ah, no, è questo! È questo! Ah, ok. Perché volendo posso combinarli per ottenere... Ok, adesso ottengo la pozione di lettura della mente. Ma, quindi aspetta un attimo. Fermi tutti. Mi state dicendo quindi che se lo tengo così com'è, lo posso utilizzare e ho questi effetti singoli per oggetto, ma se li mescolo insieme ottengo un'altra cosa? Aspetta allora, non faccio niente, perché questo potenzialmente mi potrebbe servire. Cioè, più che altro... Serratura chiusa chiave. Ah, ok. Posso scassinarle adesso, però. Aspetta, voglio provare. Con Kelitas. Attacca, scassina. Posso scassinarlo? Vabbè, classe di difficoltà 5. Arnesi da scasso e pure destrezza. E posso aggiungere un po'. No, però. Vabbè, dai. Fatto 12. Dai, successo. Serratura aperta, usate arnesi da scasso e elmo di cuoio. Perfetto, molto bene. Allora, tu equipaggiati con le... Sembra che abbia delle mutande in testa, madonna, è ridicolo. Non voglio mostrare l'elmo. No, vabbè, guarda. Sembra che abbia dei boxer in testa, i boxer di... Guarda che roba. No, ragazzo mio,
Tu stai bene così. E qui che c'è? Perché c'ho sta roba addosso? Ah, perché ho la guida, ho la condizione di Shadow Art, ok. Penso che sia questo. Anche perché non penso che abbia. No, 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 non è l'elmo che mi fa questo effetto. Infatti, la guida è finita. Credo che su questa razza ogni elmo sta male. Ma sai cosa, Ale? Penso che su questa razza soltanto gli elmi che si troveranno verso la fine del gioco, cioè quelli belli fighi, quelli magari ornati, quelli effetto draconide, possono stare bene, perché obiettivamente su un drago che cazzo ci vuoi mettere in testa? Cioè, il bello del drago è proprio che c'ha la testa scoperta con le corna, fatto apposta per loro. Sì. Oh, guarda chi c'è! Ma guarda chi c'è! Guardate chi c'è qua! Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Aspetta, Shadow Art, devi fare una roba. No, vabbè, no, non mi devo curare tanto. C'ho un punto. Soltanto un punto ferito, ho perso. I've got one of those brain things cornered. Anche noi. In the grass. You can kill it, can't you? Certo. Like you killed the others? Ucciditelo da solo, sembri che nessun problema, stai indietro. Come hai ucciso gli altri? La 1 o la 2, ragazzi? Cioè, non che sia determinante, la cosa, però vorrei vedere cosa potrebbe potenzialmente accadere, perché io so cosa sta per accadere qui. Io ho fatto la 1, la 1. La 2, prova la 2. Dai, vado con la 2. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Ah, succede la stessa cosa! Succede la stessa cosa! Ah, era proprio destino che dovesse succedere questo. Vabbè, forza! Ti aggiungo anche il bonus. La Madonna 22. Gli tiro una testata con tutte le corna qua. I saw you. Ti ho visto sulla nave. Mo' adesso Strutting ti. about whilst I was trapped in a Adesso fai fog. il merda, eh. What did you and those tentacled freaks do to me? Io? Che cazzo vuoi da me? Che io stavo sulla nave esattamente come te. Hai frainteso, hanno rapito anche me. Metti via il coltello, ma. Metti via il coltello e Don't magari look. possiamo parlare. Che I perché comincio. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar Guarda, eyes, va che belli i prowling denti, dark, busy cazzo. streets. You try to hold the memory, but it Madonna. fades to the worm. The light, the fear. What was that? E What's c'hai going un on here? verme in testa, zio. È il verme dei Mind Flayer. The worm. Questo spiega un po' Of di cose in un course. certo senso. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground Cos'è with che your volevi own fare words. tu? Apologies. Sarà meglio che tu abbia qualcosa di meglio da offrire che delle semplici scuse. Io faccio il dragonide guerriero proprio. Cioè vado con la terza, ragazzi. Vado con la terza. Ho I'm out of wine and flowers, so I hope finito il vino in an fiori, quindi spero che introduction basterà una suffice. presentazione. My name's a Shadow Art, non starling. la provi, ma io sono un I'm guerriero so bold as draconide, gateway as cioè beast proprio non me ne frega un smashing. cazzo. Io picchio, Balduriano, sono un Balduriano, presentati, sei un Balduriano anche tu. Sì. Chi è cresciuto a Baldur's Gate conosce a fondo la città, nel bene e nel male, sì. Is that so? We clearly move in different circles. Tu eri. So. Do you know anything about these worms? Vabbè ragazzi, non vi dico niente di Astarion, io so già il suo background narrativo, però non vi dico nulla per non, giustamente per non spoilerarvi determinate cose. Sì, purtroppo ci. Turn Che us into. cazzo ti ridi, pirla? Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Vabbè. Although. It hasn't happened yet.
If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Controllarle, dobbiamo liberarcene, dovresti venire con me, insieme abbiamo più possibilità di uscirne vive, che sarà sicuramente la risposta che prenderò. Io devo andare, ma puoi rifugiarti nel mio accampamento. Ho sprecato abbastanza tempo qui, addio. Vabbè, dai, vado con la seconda. Vado con la seconda. You know, I was ready to go this alone. Comunque l'estensione funziona per vedere personaggi e inventario. Cioè, spiega. Cioè, in cosa consiste l'inventario e il personaggio? Cioè, in che senso? Che uno spettatore, tramite l'estensione, può vedere il mio personaggio con un tipo un plugin. Tipo, vuoi vedere il mio personaggio, lo vedi senza neanche chiedermelo. Io vedo tutto quello che hai. Ah! Cioè, praticamente vedi questo. Ok. Ashkizibur. Ashtarion. Anzi, dobbiamo livellare. Sì, di tutto il party. Figo. Avanzamento di livello. Per un attimo è venuto un coccolone. Ho visto schermata nera, madonna. Allora, salute aumentata da 12 a 20, me coglioni. Livello 20, ok, guerriero di livello 2, perfetto. Accetta, azione impetuosa, azione di classe. Ottieni immediatamente un'azione extra da usare in questo turno. E mi piace molto. Accetta. Guardate, è figo il mio Dragon Lord. Dragonborn, scusate. Ok. Ok, Shadowheart. Quello che ogni tanto non funziona sono le domande. Cioè l'unica cosa che mi viene da fare è fermarmi e chiedervi cosa rispondereste. È molto artigianale come cosa, però in mancanza di quello che ogni tanto non funziona, però provale. Però com'è che posso fare per mettere, cioè potenzialmente come funziona questa cosa? Cioè in teoria dovrei fare qualcosa io? Cioè dovrei scrivere in chat, fare una cosa di questo tipo? Ok, salute aumentata, privilegi di classe, azioni, eccetera, eccetera. Ok. Astarion, caro Astarion, avanzamento di livello, ladro. Salute aumentata. Elfo alto, ladro di livello 2, ok, perfetto. Azione scaltra, attenzione. Notate una cosa, che queste azioni negli altri personaggi sono di colore marrone, mentre qui sono contrassegnate di grigio. Tipo, se vado da lui, vedi che l'azione di nascondersi è in grigio. È un'azione di classe, ma su Astarion, ah no. Ah no, sono queste. Sono qua. Raddoppia la tua velocità di azione di classe. Ma come funziona? Cioè, sono la stessa cosa? Ma è un'azione bonus. Ah! È un'azione bonus! Conta come azione bonus questa. Ho capito. Ok. Tutto chiaro. Conta come azione bonus. Ecco perché non riuscivo. Ecco perché. Perché nell'Early Access tutte queste azioni, che erano comuni a tutti i personaggi, le potevi fare in anticipo prima di eseguire un attacco. Cosa succedeva quindi? Che andando tutti in stealth, comunque lo potete vedere nel video di gameplay che ho fatto su YouTube, li mettevo tutti in stealth e incrementava praticamente la percentuale di riuscita del colpo. Ma adesso no. Tenta di nascondere, perché vale come azione. Vale come azione completa questa. Kelitas, fai una roba. Siccome mi piacciono, siccome ho nostalgia di quella spada che non ho avuto dal demone, zuppa la spada nel... E tu chi sei? Potresti porre fine alla sua vita in questo preciso istante se solo non provassi pietà.
Pietà. Qualcosa non va. No, dovresti essere furioso. Sì, odio quello che provi. E chi prova odio merita una punizione. Meriteresti di essere fustigato, umiliato, costretto in ginocchio davanti a questa creatura. Il mostro si sta impossessando della tua mente, costringendoti ad amarlo. No, ci dovreste. No, ci dovreste. Dovreste avere un comando, un tasto, credo. Quando hai un dialogo, compaiono le percentuali di fianco alla risposta e a noi compare una finestra per scegliere la risposta. È il problema. Ah, eccolo qua! È questo! È questo, eccolo! Ma che scemo che sono! Non ci ho pensato prima, eccolo, l'ho attivato! Porca miseria! Scusate ragazzi, è roba nuova per me. Ah, quindi vado di intelligenza? Adesso l'ho capito come si fa. Adesso capite. Un'ora dopo praticamente. Allora, 50% sfrutta la distrazione della creatura e sfugge al suo controllo. 67% andiamo di intelligenza. Io però, ragazzi, sono un guerriero, non è che sono... sono un guerriero. Mi volete fare del male, voi. Concentrati sui suoi pensieri. Sfrutta la distrazione... Vabbè, ci provo, ragazzi, ci provo. Però aggiungo un bonus. Di Shadow Art. Ale, stasera ho culo, scusami, stasera ho un culo che non finisce più. Le vostre menti si mescolano, la ricerca spasmodica e... Ma all'improvviso la sua stretta torna a ghermire la tua volontà, una terribile morsa che cerca di ridurti all'obbedienza. Hai bisogno di un nutrimento per sopravvivere, il tuo corpo può darglielo. Ok, sondaggione, vai! Arrenditi alla sensazione, avvicinati come in cerca di un bacio. No, ma che schifo. Ma, ciao, scusami, quindi senza attivare il combattimento a turni, prima potevi tipo andare dietro un nemico senza farvi vedere, quindi senza usare un'azione. Sei sicuro che non si può fare più? Allora, no, non è che non si può fare più, è che prima quelle azioni che ho sbloccato con Astarion, vedi che compaiono come iconcine grigie, valgono come azione bonus. Io ho fatto 3 fallimenti col barman, ma non ho intelligenza e un criceto in prognosi riservato. Sì, vado di saggezza anche perché... Quindi valgono come azioni bonus, per ripeterti. E mentre normalmente se utilizzassi l'opzione di nascondermi con Kelitas, vale come azione completa, credo. Comunque adesso la voglio sperimentare. Saggezza e adesso qui devo farci... Sì, vabbè. Adesso se faccio 2 mi incazzo. Beh, ho fatto 6, vabbè, dai. Mi è riuscito. Va bene, va bene, va bene. Comunque per il momento mandata di lusso con i tiri. Mandata veramente di lusso con i tiri, ragazzi. Suoi occhi simili a umide perle arancioni sono pervasi di astio. Sono cazzi tuoi, zio. Dai, sondaggio, sondaggio. Cosa vorreste? Chiudi quegli occhi una volta per tutte e c'è proprio lo... Lo trafiggo con la spada. Di violenza proprio. Oppure se merita una morte lenta. Lo lascio lì. Si merita una morte lenta. Chiudi gli occhi una volta per tutte. E sia. Ha proprio una pedata. Gli ho spatasciato il cervello per te. Mamma mia. Bravi ragazzi, così si fa. Si fa così, si fa. Ok, bulbo del vuoto da... No, non mi servono queste schifezze, non mi servono. Ricordati che ragiono come un barbaro. Puoi immaginare. Il barbo, io picchio. Sì, ma com'è che ti chiami? Io picchio, va bene, ok, arrivederci, salve. Mind Flayer l'ho già luttato, non c'è più niente da fare, quindi andiamo avanti. Ah, ci sono i goblini. Ci sono i goblini. Ci sono i goblin morti, forse vale la pena dare un'occhiata.
Beh, diamo un'occhiata. Un osso, un'ascia. Beh, vabbè, l'osso. Ma l'osso vale. L'osso vale per l'alchimia? Non lo dice. Va, lo lascio lì. Mi sa che sia. Mi sa di inutile. Scimitarra goblin. 4-9 di danni. Non mi sembra un granché, però potenzialmente. A zaino delle provviste, questo è tanta roba. Arco dei goblin, vabbè, lo prendo. C'ho l'inventario, secondo me, che comincia a diventare un po' impegnativo. Ecco, un'altra cosa che mi piaceva tantissimo, il fatto che esista l'anello per contenere le chiavi, il portachiavi, in sostanza. Prima, nei GDR in generale, ma in tutti, quando droppavi le chiavi, le avevi sparse per l'inventario che non capivi mai niente, ne avevi 700 e dovevi prendere le chiavi, distribuirle, fare un macello. Idem con patate per il cibo e i consumabili. Mentre l'Arian Studios hanno fatto una cosa molto molto intelligente. Hanno distribuito la tipologia degli oggetti. Qui che c'è? Questa è un'altra zona da scoprire. Fammi vedere com'è la mappa. Ah, ok. Beh, la mappa... Posso dire una cosa, ragazzi? La mappa l'hanno strutturata esattamente come in D&D della quinta edizione, che è fatta così, a righe, praticamente, tipo a scacchiera. È divisa per zone. Pozione della velocità, un'altra. Bulbo corrosivo. Ma sì, questa mi potrebbe essere utile. Questo un po' meno, no. Cioè, più che altro non vedo cosa ci possa essere di così utile in quei bulbi. Preferisco cose che fanno tanto male. Ah no, qui da qui sono già passato. Ok, tu si torna indietro. Prendiamo il quarto membro, ragazzi. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically. Questo è il nostro amico mago. It looks slightly dangerous. Si avvicina il sigillo sulla pietra. Tocca il sigillo, va. Tocca il sigillo, sì. Qui tocca il sigillo. Tocco tutto. Adesso, a mano. Opla. C'è qualcuno, si può avere una. Anyone? Dai, sondaggino. Allora, ricordate che sono un guerriero, quindi il mio attributo principale è la forza, però nulla mi vieta di fare dell'altro. C'è qualcuno, si può avere una mano? E beh, una già la sto vedendo di mano. L'altra te la posso dare io. Però prima, chi sei tu? Giustamente, effettivamente è un'ottima scelta. Potrebbe essere interessante. Chi sei tu? Make sense. Ha senso. Quindi direi di... Ok, afferra la mano e tira, dai. Spero di non staccargli un braccio, obiettivamente. Difficoltà 7, ma sì, dai. È solo per pricio di usare i bonus d'abilità, anche perché ho fatto qualcosa come 16, 20, 18, cioè... Spero di non fargli male. Dai. Yuhu! Ciao Gale, quanto tempo dall'Early Access, appunto. Ma c'ha gli orecchini. Hello. I'm Gale. Non mi ricordavo che avesse gli orecchini Gale. O mi ricordo male? Salve, non c'è bisogno di scusarsi, stai bene, le presentazioni. Scocciare gli avventurieri di passaggio. Dai, le presentazioni. Noi ci conosciamo, vero? Per modo di dire. Eri anche tu sul Nautiloide.
Ma noi ci conosciamo, vero, per il modo di dire, anche tu sul Nautiloide? Sì, lascia perdere il Nautiloide, come hai fatto a rimanere incastrato lì dentro? Non ti fidi di questo uomo, metti mano lea. No, questo è Gale. Lascia perdere il I don't know what Nautiloide. transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer Balugi, of un nearer to make baluginio, my un body to impact with baluginio, less molto than vicino al savory punto in cui, repulsion. Recognizing this glimmer to be purata la natura magical in magica del nature, bagliore, l'ho I sollecitato reached con out to it un with a ordito di weaving of parole, mi sono ritrovato words con and il dire found dall'altra myself on parte. the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Dire il vero, non ne ho la minima idea. Ho perso il controllo della nave, ho portato il salvo tutti ormeggiandola in sicurezza. Questa è una cazzata. Sono vivo, questo è l'importante. Al vero, beh, la prima, dai, vado con la prima. Fair enough. But Comprensibile, even tuttavia, so, I have the nutro lo unfortunate spiacevole suspicion your sospetto survival is che la still tua vita very sia ancora in much in pericolo. jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Madonna, parla come se What? fosse un libro aperto. Quando eri sulla nave, anche tu hai ricevuto uno sgraditissimo innesto nella regione oculare. Mamma mia, si vede che è un mago. Allora, va avanti, non avrei saputo formulare il pensiero più repellente. Un tiri qua. No, dai, cosa rispondereste qua? Cioè, un guerriero che di base non è che ha chissà quanta intelligenza. Io gli ho messo giusto un pelino di più per permettergli di formulare anche comunque di intrattenere dei dialoghi con dei personaggi con un'intelligenza maggiore. Non avrei saputo formare pensieri grandi. Are you sugarcoating A it che is? serve indurare la pillola? The insertee we L'innesto in speak of, questione, this ovvero sia il parassita. parasite? Sai Are you che aware that previo after a un periodo period di of straziante excruciating gestazione si gestation trasformerà turns in into mind mind flayer? flayers? It's a process Si tratta known di un as processo noto come ceromorfosi ceramorphosis, and let e me assure credimi, va you, it scongiurato. is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any Che non vuole chance, che ti do sia you? un chierico, un medico, un chirurgo, un Doctor? virtuoso del lago da cucito? No, Surgeon? sono un virtuoso della You spada handle your brandita a hunt due with a knitting mani. needle? You seem to know enough Sembri about our saperne condition abbastanza to del nostro realize it's morbo da intuire beyond che most va oltre le cleric capacità di skills. qualsiasi ogni chierico. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Dai, no, stasera voglio giocarmela così. Voglio rendervi partecipi. Voglio rendervi partecipi, ragazzi, perché siamo in 4, 5, quanti siamo? Non lo so. Sì, siamo in quattro, però voglio rendervi partecipi, perché è giusto così. Anche perché questo plugin mi piace. Allora, stavo per farti la stessa domanda, non posso dire di esserlo, guerriero. È il mio. Le mie mani sono poco adatte a operazioni così delicate, posso offrirti una fine rapida, non posso curarti. Ok, vada per la terza, ragazzi. Established, few Come enough can. sottolineava qualcuna, It's not pochi exactly a ne sono in common grado. affliction. Non lo We're definirei. most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ma allora, un healer noi ce l'abbiamo e sta lì dietro. Mi sembra un buon piano, sei libero di unirti a me? Sì, dai, ok. Most excellent. Parasite shared is a Verme comune, parasite mezzo gaudio, recita halved. il vecchio Or adagio. something to that effect. Oh, but before you think you're about to Oh, ma embark prima on a che tu journey with the ti faccia most un'idea sbagliata ill-mannered of dell'educazione man, del nuovo compagno di viaggio, grazie thank per avermi you tirato fuori for da quel pulling me out of that sasso. stone. It's an Prego. act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Avanzamento di livello, ok, perfetto. Gale. Madonna, ma sembra Gesù Cristo qua nel ritrattino. È Gesù. Sembra Gesù. Nearest library. Vabbè. No, però è bellino Gale. Comunque sì, avere un mago in un party è molto 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 interessante. Scelta necessaria. Attenzione. Abbiamo due incantesimi. E attacco di opportunità. Ok. Perfetto. Allora, noi potremmo fare mani brucianti, però mi convince poco. Ah, Gale ti convince poco come personaggio.
esce da un sasso fuori e fa cose strane, eccetera, eccetera. È forbito, parla in maniera forbita. Allora, coltello di ghiaccio, evocazione a livello 1, 3, 22. Minchia, 1 di 10 più 2 di 6 di freddo. Scaglia un frammento di ghiaccio che infligge 1 di 10 danni perforanti ed esplode infliggendo 2 12 danni da freddo alle creature vicine creando una superficie di ghiaccio. 2 turni. 18 metri di portata. Insomma, non è male questo. Per il momento lo tengo. Infatti, sai cosa? Più che altro perché mi piace il fatto che faccia effetto AOE. Su un gruppo nutrito di nemici potrebbe essere interessante, soprattutto per il fattore del ghiaccio. Il ghiaccio potrebbe creare un ostacolo anche per dei nemici che caricano, per esempio. O in questo caso, mettiamo che un goblin ci raggiunge, scivola sul ghiaccio, diventa prono e bla bla bla. Poi c'è risata incontenibile di Tasha, ecco. Butta a terra prono una creatura rendendola preda delle risate senza possibilità di rialzarsi. Questa è figo. Questa è un'abilità, un incantesimo che hanno anche i bardi. E possiamo prepararci con le magie. Trova famiglia, evoca un famiglio, uno spirito fatato che assume una forma animale a tua scelta. E infatti, lo stavo dicendo, è proprio un'abilità da bardo. Poi, passo veloce, aumenta di 3 metri la velocità di movimento di una creatura. Questa abilità potrebbe potenzialmente essere utile qualora dovessimo adoperare il chierico per raggiungere magari un nostro compare che ha poca vita. Allora, gli diamo questo boost di velocità, lui va veloce e cura. Però, non mi sembra. Protezione dal bene e dal male utile, poi c'è anche lo scudo. Quando stai per essere colpito da un nemico, ottieni un bonus di più 5 alla classe armatura. Non subisci danni dall'incantesimo dardo incantato. Un caster forte. Anch'io stavo pensando, però stavo guardando. Ritirata rapida, scamuffare se stesso, spruzzo colorata, acceca un massimo di acceca un massimo di creature pari a un totale di 33 punti ferita. Cioè, 5 metri, però questo a corto raggio. Sciarmare persone, globo cromatico. No, vado di danni. Vado di danni a questo giro. Vado di dardo incantato e coltello di ghiaccio, proprio di violenza. Va bene così. E poi nel caso nell'accampamento, se mi gira di cambiarli, lo faccio, perché comunque ho la possibilità di farlo. Ok, adesso abbiamo il nostro bel particino. Bello, bello, bello. Però visto e considerato. No, niente. Stavo per dire che non poteva adoperare gli incantesimi visto che era stanca, eccetera, eccetera. Ma. Beh, allora cura Kelitas, per cortesia. Grazie. Alright, adesso andiamo qua. Benissimo, qui c'è una superficie infuocata, quindi basta che faccio così. Hopla. Saltate tutti, eh. Bravissimo. Bravo Astarion. Shadowheart. Bravissima. Ok. Andiamo qua su. Andiamo qua su. E qui che cazzo c'è? Ho visto qualcosa qui. C'era qualcosa? Sì, ti copia, cioè, e se tu fai un'azione e c'è un ostacolo, loro ti copiano e fanno le stesse cose. Giustamente ha senso. Poi vado un po' avanti. Gabbia sfondata. È a pezzi, deve essere qui da un bel po'. Bello. Guardate anche. Cioè, sarà un'inezia questa roba qua, ma io apprezzo tantissimo questi dettagli. Il fatto del. Col barbaro sono passato sopra. Vabbè, ma il barbaro è il barbaro. Il barbaro non gliene frega niente. Cioè, se c'è una porta chiusa, la sfonda. Se c'è una porta aperta, la chiude e la sfonda comunque. Oh, i miei amici ti. Eccola dov'è. Quella cosa è pericolosa. Lasciala ai goblin.
And if it escapes, e se scappasse, come? Oh, abbiamo visite. Oh, a guest. Ciao. Toccheranno il pulsa quando incontri il cipiglio furioso. Il cipiglio furioso della prigioniera. Le sue labbra restano immobili, ma sei comunque in grado di. A voi, ragazzi. Fate voi. Perché dovrei aiutarti? Non preoccuparti, mi sbarazzerò di loro in un modo o nell'altro. Inganno, questa creatura è pericolosa. Andate via di qua, lasciatela a me. Persuasione, tirate giù la trappola. Dobbiamo ucciderla prima che faccia del male a qualcuno. Attacca i tiefling. Persuasione, tirate giù la trappola. Dobbiamo ucciderla prima che faccia del male a qualcuno. Vado alla 4 allora, eh. Ah beh, adesso faccio uno, sta a vedere. No, 10. Ok. Mi sta sul cazzo. He's right. No one's safe if that. Nessuno è sicuro se quella cosa scappa, nemmeno noi. Enough. Giù la trappola. Trutti pronti a combattere. Non avrai altre occasioni. Unisciti a me o muori. Allora, qui vorrei ruolarmela io un po'. Perché il mio obiettivo era tirare giù la Zell. Mannaggia che... Ma il fatto che voglio tenerli tutti. Voglio tenermeli tutti per dopo. Adesso me la voglio... me la voglio ruolare un po' io. Così attacco i tiefling. Comunque c'era un'altra strada. C'era un'altra strada da per... Potevo attaccare direttamente la gabbia di Lazel, liberarla e convincere loro che era meglio così, in sostanza. Che nell'early access avevo fatto così. Allora, io visto che adesso c'è un attacco di opportunità con Astarion, ma sei serio? Quindi adesso io posso nascondermi, sì, prenderli alle spalle con l'88% e l'ho uccisa con un colpo, madonna! Astarion, stai lì, stai fermo lì, stai buono. Guarda che prende gambizzato. Che figata! Ecco cosa significa il valore, la coloritura rossa. Vi dice dove, quale parte del corpo è soggetta a rallentamenti. In questo caso sono stato gambizzato, quindi non posso fare niente. Vabbè, ma te t'attacco male. Te t'attacco male. Poi prendo un altro attacco di opportunità, zio. E ti colpisco un'altra volta. E ti sbilancio pure. Termina il turno. La Zell. Mancato. Vabbè, ma la Zell, ma sei inutile, eh. Dai, tiragli una crocca. Aspetta. Posso tirargli una martellata? Ma dai! Termina turno. Gale! Un dardino di fuoco, 65%. 3 danni. Va bene. Magari mi metto qua, che è meglio. Ah. Astarion, beh, vabbè, dai, finiscilo, Astarion. Però mi stai facendo girare le balle, eh. Porca di quella Eva. Madonna. Fallimento critico. Il girino non ha ancora scombussolato tutti i tuoi sensi. Un buon auspicio. Ma più aspettiamo, più ci consumo. My people possess the cure for this infection.
I must find a crash. You will join me. Unisciti a me. No, sei tu, zia, che ti devi unire a me. È palese che per lei il tuo atteggiamento gentile sia una debolezza. Non lasciare che se ne approfitti. E cos'è esattamente un asilo? Un semplice grazie non sarebbe... Grazie non sarebbe male. Va bene, viaggeremo insieme. Troviamo questo asilo. E cos'è esattamente un asilo? È molte cose. Un luogo di schiuso, un campo di allenamento, un rifugio. Se si viene infettati da un girino Gaik, bisogna fare rapporto a un Gastil per... Il protocollo Githy anche è chiaro. Ok, va bene, un semplice glass... Ancora. Madonna, come se la tira questo. Va bene, viaggeremo insieme. Cioè io devo andare via? Aspetta il mio accampamento, zia. Cuore scuro non approva. Jay la prova. Ma stai là, ciao. Quando va? Ha proprio fisicamente... Ah, ok, è sparita. Perfetto, pensavo che facesse tutto il giro. Allora, cosa ha droppato questo? Spada corta. Armatura di cuoio, che fa un po' schifezza. E un arco corto, va bene. Nimessa, cosa aveva Nimessa? Armatura di cuoio, una carota, utile. E un arco corto, va bene. Fungo uovo di drago? What? E tu da dove salti fuori? Ricetta sbloccata, ceneri di fungo uovo di drago. Forse dell'alchimista. Elisir di resistenza al fuoco, beh, non che mi serva con Kelitas. Però potenzialmente potrebbe essere utile agli altri. Allora, adesso io vado di qua. Perché so che qua... Anzi, aspetta. Venite qui, ragazzi. E adesso facciamo un riposo lungo. Vuoi concludere la giornata? Possiedi scorte da campo a sufficienza per ripristinare tutti i feriti? Sì. Accampamento. Tutorial genitore di accampamento per effettuare riposi lunghi con cui curare completamente il tuo gruppo. Puoi anche gestire i membri del gruppo per far progredire le relazioni con i tuoi compagni, conservare gli oggetti, modificare i tuoi personaggi e reclutare altri seguaci. Siamo senza armatura. Madonna. Gale sembra un giullare, porca miseria. Astarion, bene, andiamo a parlare con Astarion. So, we're resting here. Turning in for the night. Non l'ho letto di più, in che senso? Non hai mai dormito nei boschi prima d'ora? È tutto un po' una novità, lo ammetto. Di solito la notte per me significa strade movimentate e taverne piene di gente. Curling up in the dirt and resting is a little novel. Fai un tentativo, dobbiamo essere freschi domani. Non sono ancora pronto a riposare. Oggi sono successe molte cose. A lot. I need some time to think things through. To process this. Questo azzanna nel sonno. Tu dormi. I'll keep watch. Sapevo io. Staremo entrambi svegli, non sono pronto a voltare le spalle a uno sconosciuto. Staremo entrambi svegli. Se vuoi trascorrere il tempo con me. Lo so che non approvi, però io me lo voglio ruolare così. Andiamo a parlare. Dov'è Shadowheart? Non vedo. Ah, eccola qua. Salve. Complimenti.
kids you talking about? Stavamo solo discutendo dei prossimi passi. I'd be careful with the Starion. E io farei attenzione ad andare in giro così per l'accampamento. Mi piace agitare le acque, vero? Smettila di cercare di problemi e resta concentrata. Non ti fidi di ste... direi che con il barba... Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Sono affidabilissimo. Sono al bacio proprio. Prima troviamo qualcuno che ci aiuti, meglio è tardi, possiamo parlare domattina, non esultiamo. Sono d'accordo, prima troviamo... Va bene, dai. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. Agli ordini. Mazza, che scollatura. Oh, il forziere. Il forziere. Eccolo qua. Eccola qua, la maschera del mutaforma. Ragazzi, vi dico una cosa. Questa maschera, che probabilmente a molti di voi non dice nulla, è soltanto un oggetto collezionabile della Deluxe Edition. Ma per chi ha giocato a Divinity 2 sa che cosa rappresenta questo oggetto. Questo oggetto in particolare era il copricapo di un personaggio fantastico, Fane era il suo nome. Forziere per vesti peculiare, Fane amico mio, infatti. Zaino stupefacente, zaino, ma è zaino stupefacente o zaino degli stupefacenti, per sapere. Tintura del drago generale. Combina questa tintura con un oggetto dell'equipaggiamento per alterare i colori di tessuto, cuoio e persino metallo. Madonna, ma che è World of Warcraft questo? Forziere per vesti peculiari. Questo forziere è decorato con le delicate fattezze di 6 figure nobiliari in una terra lontana, quasi mitologica. Quindi, se lo apro... Il tricorno di bestia! Il tricorno di bestia! L'ago della principessa fuorilegge, il liuto di Meriwether e la cappa del principe... Sono tutti personaggi di Divinity 2. La cappa del principe drago, il tricorno di bestia, il lago di Seville, lago di Seville. Il liuto di Meriwether, questo è di Lose. È il liuto di Lose. Questo è il liuto di Lose. Esattamente. Beh, allora, visto che io sono un Dragonborn e sono un potenziale discendente del principe rosso, io prendo la cappa. Però lascio nell'inventario gli altri. Scusate ragazzi, momento di epicità paradossa. Però questo... Questo è quel... Questo è un comeback veramente, i feel. Questi sono praticamente i cibi e le pietanze che c'erano anche in Divinity 2. Le patate fritte, haggis, il poutine stufato di begorra. Mistura di caffè. La paella assolata. Pozione di volare, bevi per ottenere la capacità di volare? No, vabbè, questo è OP. Questa è roba OP. Pozione di parlare con gli animali, questo no. Pozione di lettura della mente, pozione di caduta morbida. Beh, questo potrebbe essere utile. Elisir della forza dei giganti delle colline, aumenta 21 la tua forza. No, vabbè, ma queste sono... Queste probabilmente sono pozioni che non adopererò mai. Le tengo qui dove sono queste. Le tengo qui dove sono. Però sono troppo curioso di raccogliere. Adesso voglio questa. Voglio solo fare una cosa. Voglio solo fare una cosa. Mostra elmo. Me lo fa vedere l'elmo? Non me lo... Ah! Nel campo non posso vedere l'elmo? Perché?
No, io volevo vedere l'elmo. Vabbè, lo metto dopo. Gli rimetto questo, però. Non dirmi che invece l'elmo di cuoio si vede. Ah, no. No, questo non si vede. Nascondi elmo. Quindi anche la cappa non la vedo. Se la equipaggio. Infatti, non vedo. Ah, probabilmente qui si va semplicemente con un'altra tipologia di abbigliamento, molto semplice. Gale, adesso dobbiamo parlare con te, perché mi devi raccontare un bel po' di cose. Tu hai molto da raccontare, ragazzi. Vai agli inferi. Oh! Buonasera anche a te, sì. You're a good sport. Sei uno che non se la prende. Vai agli inferi è un'espressione quotidiana, così banale da essere così triste. Ma abbiamo visto gli inferi, sono reali. Sì. Avernus. Lui ha visto. A cosa stavi pensando? Osserva le fiamme in silenzio. Sembri uno più abbattuto di quando ci siamo incontrati la prima volta. La terza. Merely contemplating. Devils. Dragons, mind flayer. Finora era una cosa strana. Immagini su un pezzo di carta. Quante cose possiamo cambiare in un giorno? Non sono troppo preoccupato, troveremo qualcuno che possa aiutarci. Forse dovresti riposare un po', rimuginare non ci porterà da nessuna parte. Agire sì. Cosa posso dire? Se non che hai ragione, siamo nella tu sai cosa fino al collo. Ok, vado nella 4. Point well made. Ha dimostrato il punto, vedo. Sì, siamo nella merda fino al collo, effettivamente. Dobbiamo trovare un guaritore prima che il piccolino venga fame. Allora, i dialoghi sono importantissimi da fare nel campo, perché tutti i personaggi, tutti, in ogni situazione, in qualsiasi momento, ci possono raccontare qualcosa di determinante e importante, tipo anche la Zell. Sinceramente preferisco Shadowheart. Chatter already, Tusky. Ah, vedi mo che i dialoghi funzionano un po' come Dark Souls, che se ci parli la seconda volta si scioglie un attimino. Sembri così insolidi, che i Githi anche sono rari da queste parti. Sai molte cose, sei Mindflayer, vorrei che ti unissi al mio gruppo. I expect I am your first. Vorrei la tua razza prima della mia cattura. So dell'esistenza dei Githi anche, ma non ne avevo mai incontrati. Mi è già capitato di incontrare di Githi anche. No. Vado con la seconda. Of course you haven't. They would have cut you from navel. La Madonna, quanti rompi coglioni. I know of your kind, but I do not often encounter them. Those diminutive scales of yours look like scaglie minuscole, cosa? Chi? Cioè, sono 1,90 di drago. C'ho delle scaglie che fanno provincia, porca miseria, cosa mi stai raccontando? Andiamo, dai, sono davvero così brutte. Meglio avere le scaglie che essere senza naso e coperti di macchie. Questa è pesa. Davvero, grazie per aver notato. Meglio è un'opinione. Io preferisco di lunga l'estetica di Tianchi a quella del dragone in miniatura. No matter. I don't intend to keep my eyes trained on you for longer than necessary. Non c'è l'opzione tirare un cazzotto da farla addormentare, tipo così, in simpatia. Ma proprio in simpatia, perché non ha importanza, non ho intenzione di tenerti gli occhi addosso. Sai molte cose, vorrei che tu mi... Sai molte cose. Vabbè, basta, ho già capito che... I know the cure for our condition. It is imperative we locate a crash. You do well to observe more and question less. Vabbè, vattene. Punto. Ho già parlato abbastanza con lei. Ok, allora. Io direi che riposo adesso. Ah, guarda. Ok.
che ci sono i cibi e le pietanze. Si va di pesce? Si va col pesce, dai. Aggiungo anche un po' di carote al pesce, un po' d'aglio, non so mai. Una mela. E poi ci metto il caffè. Ma non basta. Niente. Volevo... Niente, dai, andiamo a patate. Ah, le patate, cacchio, valgono 5. Questo valgono 21. 46, allora tolgo le patate. Aspetta, tolgo questo. 27, no, vabbè. Va bene, anzi no, aspetta un attimo. Ok. 40. Dopo questa te la devi fare comunque. Ma secondo me, guarda, ti dico Fabri, che prima di passare per la Zell mi sa che passo per Shadowheart. No, perché c'è quel suo tè di tè che mi dice qualcosa in più. Riposo completo. Madonna, sentili come russano. Ah, ok. Bellissimo. Eccolo qua. Allora no, aspetta, fermo. L'elmo di Fane. Sono un draconide, quindi... Cos'ho? Che faccia ho? Quella del dragonide. Anzi, quella del principe rosso. Mamma mia che... Vabbè, dai, la tolgo. La tolgo perché non penso... Lasciare l'accampamento. Lascia l'accampamento quando sei pronto per tornare all'avventura. Lascia l'accampamento. Ok. Sì, ok. Lascio l'accampamento, però adesso torno con... Va bene, lascia la... Ah, ok, eccolo qua. Lascia l'accampamento, easy peasy proprio. Riprendiamo il viaggio, semplicemente. Voilà. No, con il mantello ci sta tutto. Allora, vi spiego la situazione. Allora, questa scena l'avevo già affrontata anche in un mio video. Ed è la seguente. Questa si può affrontare in due modi, in due maniere. Possiamo ucciderli, visto che vabbè, sono dei cacciatori di tesori loro, cioè non sono dei potenziali nemici o pericolosi per noi, per qualsivoglia motivo. Sono semplicemente cacciatori di tesoro. Sono lì, e se io mi faccio notare, lui mi sgama, chiama il tizio... Vabbè, comunque adesso vi faccio vedere che cosa succede. Andiamo easy peasy. Tanto non devo fare chissà cosa. Eccolo qua. Ma non rompere le palle. What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Sei simpatico. Ti lascio vivo perché mi stai simpatico in qualche modo. Don't matter either way. It's ours. All of it. Ulovitz. Sì, buonanotte. Perché ho mandato avanti Astarion? Perché Astarion ha dei bonus. Ha dei bonus per persuasione e inganno. Allora, io andrei. Anzi, no, andrei. Andate voi, ragazzi. Scegliete. Con Astarion, diciamo che ce la possiamo giocare un po' come vogliamo. Con la 3. Andiamo con l'inganno. Quella nave fa parte di una flotta di invasione. Scappate finché potete. Cioè, considerate che ho comunque un bonus. Quindi, ragazzi, è arrivato ora. Cosa ha scelto di classe? Ciao, Nautoleon. Nautoleon, giusto, perfetto. Allora, ho scelto Dragonborn Guerriero, che... probabilmente in futuro a livello 3 diventerà un Eldritch Knight.
cioè la mia idea è quello di farlo diventare un Eldritch Knight. E siamo arrivati praticamente a questa situazione. 3, facciamo la 3. Ok, allora facciamo l'inganno. Figo! Eh sì, è figo. Ok, quella nave, sì. Allora, adesso abbiamo... aggiungiamo anche un bonus. Devo fare 12, attenzione. Cioè, non è un risultato basso. Vediamo se ce la faccio. Critico. Successo critico. Tirato un 20 in questa prova di caratteristica. Un successo critico. La prova è superata automaticamente. Second mouse gets the cheese, no? Non era chi te. Comunque, ragazzi, lo dico qui, lo dico adesso. Stasera ho più culo che anima con i tiri. Che mi sono. Comunque, no. Allora, a parte tutto, basta scegliere le classi giuste con le caratteristiche giuste nei momenti giusti. Vabbè, in questo caso io già sapevo cosa sarei andato incontro. A proposito. Salviamo. E quindi mi sono già trovato mi sono già trovato preparato per poter andare a fare questa cosa. Spesso e volentieri la scelta del dialogo anziché il combattimento può essere determinante per certe situazioni. Cioè, come avevo già detto prima, io farò il druido circolo della luna appena esce su PS5. Ah, vai di console. 6 settembre, intanto quindi ti godi i gameplay su PC. Allora, vabbè, intanto, Nao, guarda qua, ti faccio vedere il mio team. Anzi, aspetta. No, non andare stealth. Ti faccio vedere il mio gruppo pienamente visibile. Ok. Equipaggiamento, aspetta che non mi ricordo. Ah, ok, scheda del gruppo, eccoli qua, scusate ragazzi. Allora, sì, ho la facecam che rompe un po' le palle. Adesso vi rifaccio vedere Kelitas. Comunque questo è il mio team. E questo è Kelitas. Adesso lo sposto perché giustamente avete la facecam sopra. Ecco che se l'è tirata da solo. Fino adesso non ho fatto un brutto tiro. Adesso 3-1. Fallimento critico. Comunque questo è Kelitas. E gli ho messo anche il mantellino perché ci sta. Perché ci sta il mantello sul dragonide, ci sta. Allora, abbiamo un po' di roba qui. Abbiamo il sacco di juta con la carota e un po' di aglio. E poi uno zaino con la torcia, la corda. Questa è tutta roba utilissima. Questa è utilissima, soprattutto, stupendo, ma il party li trovi tutti all'inizio. Li trovi, i personaggi li trovi camminando per all'inizio proprio. E devi girare un po' per la mappa, vedi, guarda, ti faccio vedere. Questa è la mappa, per il momento quella che ho esplorato. Questo era il Nautiloide che si è schiantato. E i personaggi praticamente si trovano qui, nei dintorni. Considera che Shadowheart, se la salvi sul Nautiloide, la trovi fin da subito. Gael lo trovi intrappolato praticamente in una dimensione parallela qui vicino da queste parti, adesso non mi ricordo dove, e poi la Zell la salvi da dei Tiefling, e per ultima poi c'è Astarion, prima ancora c'è Astarion. Comunque vabbè, ho fatto un po' alcuni sì, altri più in là, sì, esatto, esattamente. Rampicanti contorti, vuoto, ok, perfetto. Quindi adesso vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Una cosa che probabilmente non sapete, ma che avevo comunque fatto nell'early access. Allora, adesso prendo sempre Astarion. No, Astarion, non devi stare nascosto. Basta che ti muovi normale. Mi metto qua. Inforco l'arco. E attraverso la finestrella colpisco questo macigno qua, il blocco di fondamenta. Boomete! E voilà, ho aperto un passaggio. Adesso riprendiamo Kelitas e andiamo qui. Questo è un altro... dovrebbe essere un altro accesso. Perché volendo potremmo entrare di qua dalla porta e dobbiamo scassinarla. Però volendo
c'è anche la possibilità di entrare qua dentro. Allora, fammi vedere. Prono, meno 2. Qui mi faccio male, però. Cioè, mi becco un sacco di botte. Ah, ok, no, allora no. Non me la rischio, più che altro. Comunque questo è un passaggio per poter entrare. Servirebbe la pozione per non subire danni da caduta, ma mi sembra completamente inutile a questo punto. Cioè, a questo punto del gioco, più che altro. Ah, beh, aspetta. Qui c'è una cassa. Vado qui. Qui c'è dell'acqua. Ok. Ah, qui c'è una targa. Che significa questa targa? Cosa vuoi, mi vuole? Il tempo e gli elementi atmosferici hanno reso la targa illeggibile. Qui c'è dell'altro. Prima di avventurarmi oltre, preferisco andare ad esplorare quanto più possibile, ragazzi. Ah, guardate che figata, guarda che roba, guarda che... Beh, vabbè, la vista non è... Attenzione! Mucchio di sporcizia. Buona fortuna a scavare qui senza una pala. Ok, allora, qui serve una pala per poter intervenire. La pala non ce l'abbiamo. Ma... scommetto proprio una mano che la palla la troviamo nel primo dungeon che incontriamo, oppure la andiamo a comprare e so già dove. Quindi adesso chiudiamo qui. Devo segnare il punto di dove mi trovo. Allora aspetta, dov'è che sono? Gale è qui, Kelitas è qui, ok. Quindi io adesso indicatore personalizzato, posso mettere un indicatore personalizzato? Indicatore personalizzato. Allora, lo chiamiamo fossa. Ok. Dove? Ah, ok, eccolo qua. Ok, trovato. Dov'è che me la fa? Ah, no. Cancella, questo cancella, perfetto. Abbiamo messo l'indicatore qui nel caso in cui dobbiamo tornarci in un secondo momento, allora sappiamo dove tornarci. Perfetto. Perché giustamente mi manca la pala. Allora, adesso guardiamo qui. Allora, piccola nota per i giocatori PC. Tenendo premuto Alt, evidenziamo tutti i potenziali oggetti da lottare. E qui ce n'è un altro. E qui ce n'è un altro. Ok. Astarion, fammi vedere, Astarion è qui, quindi abbiamo indicatore personalizzato e qui fossa, mettiamo. No, basta che... Ma perché me lo mette qua? Cancella. Forse devo cliccare qua. Indicatore personalizzato, fossa, fammi capire com'è che funziona. Aspetta. Ah, forse no, scusate, con il tasto destro? Ah, indicatore personalizzato. È un po' macchinosa questa cosa, obiettivamente. Perché occorre cliccare qui, annulla, ok, segreto. Tappa, ah no, ok, mi fa permettere di fare solamente gli indicatori personalizzati. Pensavo che potessi personalizzare anche gli indicatori, niente. Ok, allora da qui non si può andare, anzi no, da qui si può andare come? E qui c'è una botola. Chiusa. Ma andiamo avanti a stare. Allineamento del tuo PG? Non ci sono gli allineamenti. Non ci sono gli allineamenti. Diciamo che siamo in mano al destino, in sostanza, destino delle nostre azioni, in base a quello che facciamo nel gioco e come ci comportiamo con i nostri personaggi, con i PNG, e in base a tutto quello che faremo nel gioco, quello sarà il nostro allineamento. Allora, portello, serratura chiusa chiave, ma la possiamo scassinare. Ciao. Classe di difficoltà 20? Oh, io ce la metto tutta, ragazzi.
Cioè abbiamo un fottio di bonus, però è difficile. 13, 18, 19, 20, 21. Madonna, ce l'ho fatta. E anche in base a come ti parlano puoi capire come sono fatti caratterialmente. Bello, hai già un'idea o ti lascerei trasportare dagli eventi? Allora, ti dico una cosa, visto che comunque questa sessione la sto facendo online assieme a voi e il bello è condividere questa avventura con voi, lascio un po' me la ruolo, ma un po' lascio decidere a voi, in modo da coinvolgervi anche, perché il bello è anche questo. Usate arnesi da scasso, scendiamo. Madonna ragazzi, il capolavoro delle luci, guardate che colpo d'occhio. Allora, chi è che ha scuro visione? Madonna, il capolavoro. 20 difficile, grande. Ma perché avevo... Cioè, a parte che comunque avevo un sacco di bonus, ma comunque mi è andato di culo che ho preso un tiro... Cioè, 13, non è altissimo. Madonna, che belle location. Sì, infatti. Considero una cosa, Nao, che questa cosa che stai vedendo adesso nell'Early Access non era così. Cioè, c'era meno cura. Era esattamente così, perché comunque la location è identica. Ma questa cura negli effetti, nelle luci, nelle texture anche. Qualcosa che non ho mai visto. E guarda come cacchio è ottimizzata. Cioè, ragazzi, se questo gioco non prende il GOTY... Se questo è un gioco non prende il GOTY, vado... Non so dove vado. Vado in California a picchiare qualcuno così. Ah, ok. Salvo. Qui salvo. Ok. Sarebbe un insulto se non viene premiato. Sì, infatti, è un insulto se non viene premiato. Cioè, io gli darei un premio, al di là del gioco, io gli darei un premio soltanto per le location. Allora, sicuro, qualche premio lo deve vincere, c'è tanta concorrenza quest'anno per il GOTY, si salva sempre. Ma il punto è proprio questo, che Baldur's Gate si è rivelato per quello che è, ed è un ottimo gioco, ma gli altri devono ancora uscire. Quella è l'incognita più grande. Allora, qui c'è uno scriba sepolto, livello 2. Allora ragazzi, io so già quello che so, guardate che belle le ombre, madonna, guardate che bella la luce, guardate che belle queste cose. Io esco pazzo per queste cose. Bastone ferrato, 4-11 di danno. Questo lo potrei dare a Gale. Più che altro per dargli un oggetto contundente. Fammi vedere che quanto ha. Bastone ferrato. Ah beh. 0,7 di danno. No, è praticamente la stessa cosa. È la stessa cosa praticamente. Approvazione. Fammi vedere lo status. Approvazione. Ok. Siamo ancora con le votazioni abbastanza basse sugli altri. Ah, ecco. Una cosa che posso fare. Ma questa è un'arma a due mani, giusto? Spada lunga, equipaggiato a due mani. Spada lunga, però la spada... La spada è a due mani oppure è semplicemente equipaggiata a due mani? Ah no, ok, equipaggiata a due mani, punto e basta. Fine. Non posso fare nient'altro. Tuttavia... Tu hai un bastone a due mani? No, perché volendo potrei adoperare la torcia per fare luce. Cioè è un di più che adesso non mi serve obiettivamente, perché potrei fare anche così. Opla. No, lasciala accesa. Allora, questi morti non sono morti. Non sono morti. Questi morti non sono morti. Intanto faccio un po' di lume perché mi piace un ambiente illuminato. Il topastri, qui c'è un portone di quercia pesante chiuso. Di granito. Ok, qui abbiamo... Scriba sepolto, eccolo qua. Chiave pesante, una pesante chiave di ferro rinvenuta sul cadavere. Uno scriba morto da tempo. Oro,
Forziere dorato, forse questo. Anello con peridoto. Alt sinistro aiuta davvero tanto con gli oggetti nell'ambiente. Assolutamente sì. Allora, alcuni considera che gli highlight su alcuni oggetti non te li dà, perché alcuni li devi proprio scovare, che sono nascosti. Però per i PNG, magari, come ad esempio questi, vedi, magari lo scriba non ci vai a colpo d'occhio subito, perché magari sei impegnato a guardare qualcos'altro. L'highlight ti serve per questo, cioè non è un cheat, è una cosa per far prima, onestamente. Yes, of course. Ok, dai, accendiamo le candele, facciamo un po' di luce. Candele da morto proprio. Beh, siamo in una cripta, in fin dei conti. Allora, quello è Jergal, lo scriba dei morti. Non credevo qualcuno lo venerasse ancora. Targa. Appartengono a una lingua che non conosci. È opzionale o di trama? E dici il tasto Alt? Oppure la location dove mi trovo adesso in questo istante? La cripta è... Now, considera che è un gioco di ruolo. Cioè, tutto fa parte della trama. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa fa parte non solo della trama, ma delle tue scelte. Qualsiasi cosa farai e sarà totalmente discrezione tua. Ho scelto di scendere in questa cripta perché ho trovato una botola scendendo da una rupe. Però nulla mi poteva vietare di passare dall'altra parte e aprire la porta. La scelta era discrezione mia, in questo caso discrezione tua. Io ti sto facendo vedere una strada. Bravissimo, è esattamente D&D. Baldur's Gate 3 è la copia quanto più, diciamo, verosimile possibile della versione cartacea di D&D quinta edizione. E considera che l'Arian Studios hanno fatto un lavoro della Madonna. È la versione videogioco di D&D, esattamente, Al. Pensavo ci fossero cose principali e secondarie come nei videogame. No. Allora, Nao, ti dico una cosa, prima di proseguire. Dimenticati tutto quello che hai visto nei videogiochi, tipo Japan RPG, Diablo. Aggiungi pure qualcos'altro tu che conosci, che hai giocato molto spesso, che ti dava l'impostazione della trama lineare. Anche The Witcher, ecco, prendi The Witcher. The Witcher aveva la trama principale con le quest secondarie. Qui dimentica questo concetto. Qui è tutto potenzialmente importante, ma è a discrezione tua di come lo fai, quando lo fai e perché lo fai. Puoi scegliere di parlare con Tizio, Caio, Sempronio, oppure ucciderli. Avrai delle conseguenze più avanti, ma è totalmente a discrezione tua. Sei libero di fare quello che vuoi. Puoi anche decidere di uccidere i membri di questo gruppo, perché ti gira di fare così. Non sei veicolo, non hai paletti, non hai vincoli, puoi fare la qualunque. Allora, non mi piace questa cosa. Stupendo, ragazzi, 1000 ore in sto gioco. Solo? Solo 1000 ore? Sei ottimista. Sei molto ottimista. Allora, io direi... Allora, facciamo una cosa. Kelitas lo tengo... Lo tengo qua. Più che altro perché non mi piace questa situazione. Questo gioco è potenzialmente infinito, credimi. Sì, esattamente, Ale. È potenzialmente infinito. Praticamente potresti, davvero, con un editor potresti crearci la tua avventura. Shadowheart, visto che è un chierico, la metto, sì, la tengo qua vicino. Anzi no, la tengo vicina a lui, più che altro perché questa cripta è abbastanza particolare. Usciranno espansioni secondo voi? Ma allora, ti dico, nella storia di Larian non hanno mai fatto non hanno mai rilasciato espansioni per i videogiochi, hanno fatto dei piccoli DLC giusto così con delle cose estetiche, ma spero tanto che
questa cosa si possa tradurre in futuro con delle vere e proprie espansioni che possano ampliare ancora di più la trama, la storia, perché sarebbe veramente interessante. Allora, il mago lo porto qua. E Astarion, tu vai qui. Esatto. Successo di percezione. Hai fatto anche tu un dragonide paladino? Non sono riuscito a mettergli la vitiligine o fargli la pelle cangiante. Oh, che bello, che simpaticoni. Ci sono i morti, ragazzi. È pieno di morti. E sapete cosa succede ai morti? Che innanzitutto facciamo così. E poi facciamo così. Morto, torna nella sua tomba. E no, prendo un altro attacco. I morti devono stare nella tomba. Pergamene a mani brucianti, mi piace. Imparare incantesimi. In quanto studiosi delle arti arcane, i maghi possono imparare nuovi incantesimi. Vabbè, non che mi serva realmente, però visto che farò l'Eldritch Knight, mani brucianti potenzialmente mi potrebbe essere utile per Kelitas. Non sono riuscito a mettergli a vitiligine o fargli la pelle cangiante. Sì, ti stavo per rispondere, neanch'io, ma semplicemente perché penso che col Dragonide non si possa fare, col Dragonborn. Io l'ho fatto dorato ed è un guerriero e diventerà prossimamente Eldritch Knight. Adesso però voglio fare una cosa. Adesso passo il turno. Adesso tocca ad Astarion, che sta steltato. Stai steltato. Stai qua. Che lui sta là. Non puoi raggiungere. Non posso raggiungerlo. Mi sposto ancora un po'. 80% di vantaggio. Stai lì. Combattente sepolto a 28 punti ferite ed è di livello 3. Questo è pericoloso. Questo è particolarmente pericoloso. Sciarmare. Fiamma sacra. Aspetta che voglio vedere una cosa. Esamina. Guardate che bello questo guerriero scheletro. Guardate i dettagli. Hai già un personaggio secondario preferito o è troppo presto? Allora, ti dico... secondario, cioè tu parli dei personaggi di origine quando ti definisci i personaggi secondari. PS bellissimo il combat così. Questo è lo strategic combat classico di D&D. Sì, origini. Bella domanda. Shadowheart. Sì, da quel punto di vista Shadowheart. Io paladino nero, anche se nell'ultimo panel for me avevano fatto vedere il Dragonborn con la pelle cangiante con colori e sfumature sulla testa. Sì, effettivamente è vero. Però non ho indagato bene su questa cosa. Forse perché non sono andato a fondo nella personalizzazione. Probabilmente era qualcosa relativo alla pelle che si poteva modificare, ma non l'ho visto. Adesso io gli tiro il fatto apposta. Ma scusa, da qui non lo vedi? Aspetta. Allora, aspetta che mi sposto fino qua. Qua non lo vedi? Ho fatto tutta questa tiritera, ma non ho visto le debolezze. Resistenza al veleno. Resistenza al contundente, per cui vabbè, non può fare niente. Ma la fiamma sacra, un di 10 di danno. 40% no. 65. 4 danni, ok, va benissimo così. Scudo della fede. E mi va bene così. Questo è un altro scriba. È uno scriba. Aia. Ah, silenziato. Vabbè, poco male, nel senso. Oh,
Come ti permetti? Onda tonante. Dardo stregato. No, come mancato. No. Non va bene. Vabbè, intanto beviti una pozza. Termina turno. Ma quanti sono? Ma com'è che non li ho... Mancato, mancato. Shadow nasconde qualcosa, però figa. In che difficoltà stai giocando? La difficoltà classica, diciamo. Ci sono tre difficoltà. L'esploratore classica e quella tattica, che è quella più difficile per farsi male. Io andrei su di lui. Opla. Sbilanciato. Allora, tu sei ancora steltato? Ti puoi steltare un'altra... Sì, che ti puoi steltare. Morto, perfetto. Allora, il rompipalle di turno l'abbiamo tirato via. Guardate questa cupola. Questo è l'effetto del silenzio che mi ha lanciato addosso. Se io esco da questa cupola, non sono più silenziato. Allora, faccio così, termina turno. Adesso tocca a Shadow Art, che ha un effetto di silenzio. Però adesso mi sposto da qua. E non sono più silenziato. Scusa, scriva, tu... Cos'è... No, vabbè, ma non mi puoi mancare così la gente, dai. Figuracce. Vabbè, curati, dai. Ah, altra domanda. Ho droppato i Twitch Drops, i vestiti viola, ma dove cavolo li trovo? Nell'accampamento. Vai nell'accampamento, nel baule, dovrebbero essere lì. Perché di solito... gli oggetti relativi alle drop, così come quelli della Deluxe Edition, dovrebbero trovarsi lì dentro. Prova ad andare a vedere e dimmi se sono lì o sono da un'altra parte, non so. Termina turno. Adesso che cazzo farà il DJ? Orca pu... Ma sono delle dita nelle... Mancato. Come si suol dire? Allora, 14 su 14. No, dardo stregato, ancora. Hola. Azioni situazionali. Tutorial generica. Ha sbloccato un'azione come risultato di un'altra capacità, caratteristica o condizione. Rimarrà di fianco alla tua barra rapida fino allo scadere di tali condizioni. Ma che figata! Collegati a un bersaglio con un raggio di energia crepitante che puoi attivare ogni turno per infliggere 1-12 danni da fulmine extra? Madonna, fa anche luce. Sì, vabbè, il raggio di gelo ha rotto le palle, eh. Adesso mi hai rotto gli ammenicoli, zio. Adesso ti incenerisco un po'. Tu puoi andare qua sopra? Tu puoi andare zitto zitto qua sopra? Sì. Però hai le colonne davanti. Porca di... Vabbè, ti sposto qua. Posso prendere qua? Qualcuno lo posso prendere? Tipo lui? No. Niente, devo terminare il turno. Allora, io direi... C'è lui? È a portata di tiro? No. Resistenza. Okay, adesso mi sposto e vado qua. Tocca a lui. E adesso mi colpirà. Madonna, che male. L'hai voluta tu. Ti amo, Gail, ti amo. Adesso vieni qua, Gail, che mi devi sistemare tizio prima che mi faccia danno ulteriore. Dove cazzo vai? Mancato. Dove vai? Pirla. Adesso mi curo. Allora, visto e considerato che lui lo posso tenere a bada con Astarion, e adesso prendo l'opportunità per correre velocemente. Così vedo se riesco ad attirare l'attenzione di lui.
questo, considerato che eccoci qua. Allora, ce la fai ad arrivare fin qui? Sì. Astarion, sei un mito. Ok, allora tu però allora mi metto qua e poi mi faccio divinazione. Anzi no, scusa, che cazzo dico, mi bevo la pozza e basta, termina turno. Guarda il merda, chi ha colpito? Ha mancato. Quanto hai di vita? Onda tonante, 2 di 16, a 5 metri di portata. No dai, gli tiro un bel dardo di fuoco. 6 danni, buono. Concentrazione interrotta, silenzio, mi piace. Ah, vai avanti, Gale. Scusa, cos'è che dicevi prima? Domanda, ma se un PG del party, tra l'altro se non erro... Ah, aspetta. Gale è mago, sì, è mago. Altra domanda, ho droppato i tweet. Ho già connesso l'account Larian a quello di Twitch. Nel forziere del campamento ho trovato il mantello del drago rosso, un elmo leggendario, mutaforma e altro, ma non vedi i vestiti viola. Forse mi posso informare, vedere dove si trovano. Oppure, boh, banalmente googli e vai a vedere dove te li droppa. Ma in teoria dovrebbero... Dovresti trovarteli comunque nel tuo account, però, o nell'inventario del tuo personaggio. Non lo so, sai. O forse ti arrivano dopo. Domanda, ma se un PG... Cuore scuro per... Ok, perfetto. Domanda, ma se un PG del party va KO, muore definitivamente dopo aver fallito i tiri salvezza? Allora, praticamente hai... Mi pare di aver capito che hai un tot di turni per poterlo tirare su. Cioè per dargli una mano, vedi, c'è l'aiuto, azione di classe, aiuta un alleato morente oppure rimuovi le condizioni addormentato, incendiato, intralciato, intrappolato, invischiato e prono. Hai questa azione. Tre turni, perfetto, ok. Ok ragazzi, allora adesso mi riunisco con tutto il party, visto che comunque siamo arrivati. Nightmare Mimmo. Grazie per il follow ragazzi. Allora ragazzi, si è fatta una certa, mezzanotte, quasi mezzanotte e un quarto. Io direi che terminiamo qui la sessione per stasera, visto che comunque abbiamo fatto due belle orette, belle intense. Io mi sono divertito, obiettivamente mi sono divertito anche con voi, con le scelte eccetera eccetera. Cioè per me questa è stata la mia prima vera... Ciao caro, spero vi siate divertiti. Oh sì, sì, grazie Nightmare. Assolutamente. È stata obiettivamente una bella esperienza, la mia prima vera effettiva esperienza questa sera con voi. Sono molto molto contento di questa cosa. E ragazzi, io intanto salvo. Ho già avuto una brutta esperienza. Guarda che bello, guarda che bello. Fategli una foto. Fate una foto, ragazzi. Bellissima questa scena. È bellissima. Ho seguito il tuo invito di YouTube. Ah! Grazie. Grazie a te. Alla prossima. Va bene, ragazzi. E con questo scenario epico da film fantasy, io vi saluto. Grazie di tutto, come sempre. E ci vediamo alla prossima. Ciao, belli.